Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo breve video. Aspettate un attimo che devo vedere. Aspettate. 48, perfetto. Adesso io pare che ho risolto il problema, veri. Avevo un lodger di un hacker che ha fatto il lodger della SIM, veri, non mi ha fatto sapere niente. E l'ho tolto il lodger. Cos'è? Quando un hacker entra nei vostri parametri della SIM tramite un codice, vi riesce a spiare e usare internet e tutto il resto, e vi consuma giga e tutto il resto senza che voi lo usate. Come risolvere? Allora, installate questa app, questa qui, VRED app, la trovate su Play Store praticamente, è completamente gratuita, andate tranquilli. Io per ora la sto testando e non mi è successo niente, anzi, mi è successo una cosa positiva che mi ha rimosso il login. Praticamente pulisce il sistema. Non perfetto. Si chiama questa. Voi che dovete farla, dovete aprire. E qui starà così. Disabilitato. Voi andate su abilità. Poi andate settings, ok, andate sotto, mettete 10 minuti, cliccate qui, general control, 10 minuti, e qui lasciate tutte le spunte, ok, qui lasciate grigio, qui dove sta grigio lasciatelo così, andate sotto. Qui dove sta scritto detected, cliccate inguest, sarebbe alto, capito? Mettete alto qui, quello sopra sopra sopra. Poi mettete niente, qui se vedete qualcosa di strano andate show log, e per esempio qui adesso qualcuno ha cercato di entrare e l'ha cacciato. Almeno penso, registra cause false, detector false, ha rigettato. Ah, c'è stato un errore, non. Ok. Ah, è stato un falso allarme. Allora, qual è stato un falso allarme? Perfetto. E praticamente fate così, niente, voi la mettete, fate questo. Però prima di mettere ok, prima di fare così, prima che diventa verde, lasciatelo arancione, settatelo come ho fatto io, poi rimettetelo verde. E per farlo funzionare dovete andare comunque per cancellare le cose, utilizzo dati, andate. Scrivete UTIL, scrivete utilizzo dati, accesso utilizzo, andate sotto, accesso utilizzo dati, questo qui, e praticamente cercate la questa qui, e mettete il blu, mettete blu, attivatelo, ok, nient'altro. Poi c'ho questa che mi pulisce il sistema. Io mo non sono deficiente, che prima l'ho fatto e ho cancellato il video. Questa ti elimina tutti i file, le cartelle e tutto. Allora, visto che sta già Android Data, Hob, Data, questo lo lasciamo. Perfetto. Questo ti autopulisce il sistema, ragazzi. Praticamente, se voi non volete riempire la memoria e altro, vi pulisce in automatico. Cliccate modo automatico, poi auto crear, come si chiama, sì, e qui mettete l'intervallo. Da minuti, tipo se qui mettete 0, poi mettete 0,5 sarà 5 minuti, ma essere sincero, a me se metto 5 minuti me lo pulisce ogni 3 secondi, per dire, no, ogni 5 minuti, proprio ogni minuto nemmeno. Poi abilitate pulizia cookie, scusate, cookie, arresta in background, a pulizia delle cartelle selezionate. È solo che c'è il problema che non mi ripulisce qui i cookie. Non lo so.
Comunque ragazzi, adesso vi faccio vedere. A me mi si abilita il coso perché c'ho il dual 4G. Aspettate, infatti se metto questo, preferenze dati, 2 4G 4G, perfetto, mettiamo il 2G, lasciamo il 2G e ora vi faccio vedere. Cioè io prima, ah già, devo abilitare il roaming, abilitare il roaming sempre, sì, perfetto, vediamo. Cioè ragazzi, guardate, guardate che reattività. Guardate, subito, cioè va all'istante. Prima ci mettevo un po'. Prima ci mettevo un po'. Allora, cosa sto scordando? Sto scordando una cosa, ragazzi, aspettate. Poi qui. No. Devo andare qui. No. Ah no, sta tutto a posto. Tutto a posto. Ora vi faccio vedere come variattivo, sinceramente. 2, 3, 4, 5, perfetto. Cioè guardate come va bene il 2G, cioè non va male, sì, va molto molto veloce. Io considero Veri l'operatore virtuale tuttora l'operatore migliore che c'è, perché si appoggia a rete Wind 3. Prende molto di più di Vodafone e TIM e Wind 3, almeno nelle zone dove sono andato. Io quando vado a casa di un parente prende niente. Un familiare ho fatto cambiare con Veri da Kena a PosteMobile, poi da PosteMobile a Veri. Vi garantisco che va molto più veloce. Guardate come carica, cioè ragazzi, va veramente bene, cioè niente da dire, guardate, cioè, una bomba. Ora per esempio metto un video casuale per farvi vedere, ma vi faccio vedere pure, cioè prima faceva 10 giri, più di 20 giri, qua a cercare, tipo scrivo Dragon Ball Z, una cosa a caso, un giro, 2 giri, 3 giri, 4 giri, 5 giri, solitamente a 6, ecco, a 5 giri, perfetto. Solo all'inizio va lento, poi tutto in una volta, cioè raga, veramente buono, veramente buono. Io sono grato che ho creato questa applicazione, perfetta, perché io funziona veramente, perché io quando resettavo il telefono tornavo punto a capo, pure senza Gmail, senza niente. Io pensavo che era un virus nella Gmail, invece resettavo il telefono punto a capo. Io ho messo questa che si chiama 3Tap Removal e mo vado su Play Store, va tranquillo. Adesso provo a mettere questa qui, questa qui. Ora vi faccio vedere come va veloce, che non va male. Io certe volte su YouTube posso mettere addirittura 360p e non si blocca con il 2G. Lo so che è assurdo, perché 200, a 360p bisogna avere più di un mega. Io invece vado a 200-300k quasi, eppure ce la faccio. Cioè va così bene, ragazzi, e riesco a fare tutto. Solo adesso sta andando un po' male, non lo so, in questo momento preciso. Forse sta sincronizzando. Comunque, ragazzi, va bene. Non ci sono problemi. Sta sincronizzando sicuramente qualche cosa. Vediamo. Cioè, riclicchiamo, vediamo. Comunque, vola veramente la rete. È perfetto perché blocca agli hacker. Registra schermo, audio, posizione. Elimina il login, altre cose, cioè praticamente è una pulizia completa vera e propria. Cioè, capito? Cioè, capito? Ci mancavano solo i messaggi e stava a posto. Però comunque se blocca il login, come di conseguenza non gli arrivano neanche messaggi, capito? Cioè, guardate come va bene. Non so che grafica sta, però 144. Cioè, ragazzi, niente da dire, va benissimo. Va benissimo, davvero. Io li odio gli hacker, mi stanno sulle biglie perché fanno
fanno queste cattiverie, rubare giga alle persone, tutto il resto, che è veramente uno schifo, cioè uno schifo veramente, cioè già uno c'ha una promozione, cioè io è vero che ho 440 giga al mese, allora quasi 500, però sono pochi per me. Io certe volte metto la grafica al minimo per risparmiarli, io ho 15 giga al giorno, però sembrano tanti, ma figurati, fidatevi che sono sempre pochi, perché comunque io a video certe volte se ne vanno 7 giga e mi avanzano poco per scaricare pure i giochi e tutto il resto. Cioè ragazzi, per me minimo vorrei avere un tera, 1000 giga, però 440 me li faccio bastare, però comunque vanno abbastanza bene. Verimobile è la migliore. Ora vi faccio vedere una cosa. Su Google Chrome fa più veloce. Guardate. Cioè, su Google Chrome ho fatto un video che è stato eliminato, però adesso non ho più questi problemi perché ho tolto tutte quelle applicazioni, c'ho solo questa. Tanto questa fa una pulizia totale, ogni 10 minuti. Comunque, dove voglio arrivare? Quel giorno sono arrivato a 480p a vedere i video, si bloccava per poco con il 2G. Raga, non mi credete? Ora se ce la faccio di nuovo mi credete, perché veramente a 480p con il 2G so che sembra impossibile, però a quanto pare veri ce la fa. Io invece ho provato Poste Mobile, Tim addirittura, Tim faceva schifo quando l'ho usato, però Vodafone era abbastanza buono, però quando ho avuto Poste Mobile, Kine e tutto, il 2G faceva schifo, invece con Veri va benissimo. Devo dire la verità, Veri è il migliore, il migliore quello che c'è. Veri è il più qualificato, secondo me, perché si appoggia sia a rete TIM, no, no, che sto dicendo, si appoggia sia a rete Wind sia a rete 3. Quindi c'hai il doppio della copertura di quello che dovresti. Se voi avete tipo Vodafone, vi attaccate al tram perché se in una parte non prende altro. Invece se da una zona prende solo 3 ce lo prendete, se da una zona prende Wind ce la prendete, se da una zona avete tutte e due siete a cavallo. Chiaramente anche Wind 3 non è che è perfetto, nel senso ci sono zone che non prende ma sono molto difficili da trovare nella mia zona. Magari nella vostra capace che Wind 3 non prende proprio, quindi non passa davvero, però se vedete che avete un amico che ha un'ottima copertura Wind 3, passateci. Ora vi faccio vedere una cosa, come va la connessione, per farvi rimanere di sasso come sono rimasto io l'altra volta, veramente. Guardate com'è veloce, cioè ci mette un secondo, invece prima ci faceva 10 giri quasi a caricare 3 anni di immagine, cioè incredibile. Poi il 2G, guardate com'è veloce davvero. Sembra di usare un normale 3G quasi. Cioè, è vero che è sempre lento, per carità, però molto molto veloce rispetto a prima. Cioè, guardate, neanche il tempo di caricare, che già ora l'app ha fatto la pulizia tipo app, questo qua, quello per pulire il login. Ok, lasciamo caricare. Ok, ora vediamo con il test senza l'hacker dentro, vediamo come va. Oh, speriamo bene, va. Il video è partito a 240p, chiaramente bisogna calato a 144, però raga va molto meglio Google Chrome, che Google Chrome è buono per vedere i video. Ora per esempio vi faccio vedere. Metto indietro. Cioè io per vedere questa risoluzione io aspettavo a vedere il video intero quasi un quarto d'ora, perché si bloccavano in 3 secondi. E tanto tanto di quello non riuscivo a fare niente, veramente il video scendeva. Cioè io ero costretto di sentire il portiere utilizzerà anche tutto il resto, anche per durante tutto per male. Se dopo di questo invece non va tranquillo, siamo così, va tranquilli. Oggi stasera ho consumato solo 1 giga, ho anche tanto quello di stasera, perché comunque il nostro grafico è un altro, a volte va sotto 140, magari può variare un attimo.
Quindi lo va abbastanza giusto. Se voi vi accontentate di navigare così, cioè, pure se avete 50 giga, mettete 2 giga, non dico che avete giga di vita, però quasi, perché consumate così tutto. Poi perché usare il 2G? Perché usare il 2G? Anziché che usare il 3-4G a 144 bit. Dovete pure valutare che è un po' più lento la connessione, anche se il video è la stessa risoluzione, comunque dovete risparmiare. Non c'è ragione, se mettete risparmio ai dati e tutto qua, allo faccio, vediamo il corso, però in diretta, un po' risparmio dati, dove sta? Sì, vediamo un po'. No, questo no. Password, controllo. Non lo trovo. Proviamo a vedere un altro video. Mettiamo questo. Cioè all'istante, raga, all'istante. Io prima ci mettevo un bel po'. Cioè, stavo disperato. Io già a casa, già qui non c'ho il wifi, cioè navigo solo con i giga. Cioè, ragazzi, veramente bene. Benissimo. Benissimo davvero. Voi vi chiedete, ma si va più veloce con la massima rallentata quando finisce giga, si va più veloce con una scheda che ti rallenta internet oppure con il 2G? Beh, ragazzi, dipende da voi, dall'offerta che avete. Per esempio Wind 3 tempo fa aveva un'offerta che rallentava a 128k e già con il 2G è superato abbondantemente, perché andate, io certe volte tocco 3260. Il record è 2170 qualcosa, sono più di sufficiente 144. Quindi per esempio, se voi avete preso per esempio una connessione di 220 giga, poi vi basta usare il 2G, ripeto, è un'ottima alternativa, perché per esempio molte volte la grafica va in automatico, e già per quei tipo, vedete, 10 video che carica già 10 secondi a 360p, voi andate a consumare già quei 5-10 mega un po' malati, cioè non sono i scuole specifici, comunque sono aperti, sono seguiti, però se voi vi salvate già 10 risparmiate 30 mega. Se poi se vedete così 100 video, risparmiate 300 mega, che sono quasi mezzo giga, non è fatto poco, visto considerato la cosa. Mi sembra che lascia il 3G, non lo voglio. Vodafone, il 3G così, lascia del 2G. Cioè, le persone devono navigare per forza in questa condizione. Allora io posso capire che è una libertà di scelta, ma non un risparmio di giga, no? Questo 2G, lo posso capire, è una rete d'emergenza che funziona a cavolo, però vedete, non è che è una marcia, diciamo che il 2G è un'ottima alternativa per chi può pagare pochissimo e vuole un'offerta, magari vuole senza pagare un'offerta, un'altra offerta, mette il 2G. Per esempio chi ha 30 giga, sono un giga al giorno, chiaramente dipende dal mese, se c'è un mese di 27, 28 giorni, chiaramente già avete quei
quella cacchiatina in più, tipo, non so, comunque, ragazzi, va bene adesso, cioè, guardate, tolgo e metto, no? E ora sta facendo i capricci, perché, ah, ecco, tolgo, metto, guardate, cioè, all'istante, all'istante, io prima ci mettevo 10 secondi, più di 10 secondi a mettersi perché era intercettato, era hackerato, era pieno di cose, ma sta a posto. Beh, ragazzi, il video finisce qui, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.